poi avremo per la Pristina il marcatore dei due gol, Ruda Bultam, con Gabriele Angel. Per te una buona partita, risultato ingeneroso, il 2-0 era troppo pesante, purtroppo nel secondo tempo la supremazia non è stata tale da raggiungere il pareggio. Sì, assolutamente, loro hanno sfruttato bene le poche occasioni che hanno avuto. E niente, una sconfitta che per noi è pesante, perché per il nostro cammino, e niente, dobbiamo rimboccarci le maniche, lavorare e pedalare, iniziare a fare risultato, vincere la prossima e poi vedremo. Ecco, al di là del risultato, sotto il profilo del gioco non è stato un passo indietro pesante, ma nemmeno avanti. Ecco, cosa manca ancora a questo Perugia? Manca concretizzare, perché abbiamo un'idea di gioco, cerchiamo di fare ciò che il mister ci chiede e vengono anche cose belle. Il problema è che non si è riuscito a concretizzare. Poi è normale, vince chi fa gol, loro hanno sfruttato bene due palle gol, due occasioni e abbiamo perso. Ma quale differenza sono stati quei due episodi? Come li descrivi? Il primo un po' inaspettato, ancora a freddo. Ma ora dovrei rivedere le immagini, è duro a giudicare. Quindi il secondo abbiamo preso gol su una palla inattiva. Sicuramente dobbiamo migliorare, ecco, lavorare su quello, però vedendo le percentuali non è che abbiamo preso tanti gol su palla inattiva, quindi dobbiamo avere delle certezze e continuare su quelle e migliorare sui nostri difetti. Angela invece ai massimi livelli? Ma Angela deve lavorare con compagni e continuare con questa attenzione, con questa mentalità e aiutare anche i compagni più giovani nel migliorarsi. E poi qui dobbiamo vincere. Grazie, grazie Gabriele Angela, ti devo raggiungere i compagni.